Il DDL Calderoli ha incassato il primo sì al Senato negli scorsi giorni tra gli applausi della maggioranza e le proteste dell'opposizione. Ora si attende il via libera della Camera per dare respiro al provvedimento. Se gli esponenti della maggioranza si sono detti soddisfatti, per quanto riguarda le forze di minoranza, queste hanno aspramente criticato il disegno di legge che mina direttamente il concetto di unità, tanto da definirlo spacca Italia. Più dura invece la posizione del presidente De Luca, che nel corso della conferenza stampa di questa mattina ha parlato di controrisorgimento e di riforma disastrosa. Si chiama Burocrazia Zero Italia Unita, infatti, la campagna di mobilitazione straordinaria che lo stesso governatore ha lanciato quest'oggi, presentando un programma di iniziative di protesta per contrastare l'autonomia differenziata, con l'auspicio che possano unirsi in un unico coro anche i governatori e sindaci delle altre regioni del sud. Io credo che dobbiamo fare innanzitutto un'operazione verità, come ho detto, perché stanno mettendo in circolazione dati falsi per giustificare questa operazione di nuovo divario fra nord e sud. Dati falsi. Operazione verità, cioè dobbiamo dire che ogni cittadino del sud riceve come spesa pubblica 5.000 euro in meno rispetto a un cittadino del nord. Che per quanto riguarda i posti letto, la Campania ne ha, credo, un quarto rispetto alla Lombardia, che per quanto riguarda i dipendenti della sanità, ogni 1.000 abitanti, noi abbiamo quasi la metà dei dipendenti dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. Allora un'operazione verità, perché quest'idea che abbiamo il sud di parassiti che non spendono e il nord virtuoso è una grande frottola che dobbiamo smontare con i dati di fatto, i dati di merito. E dobbiamo dunque dire che noi siamo i più interessati ad una battaglia per l'efficienza e per la burocrazia zero. Questa legge è una legge truffa, perché quando si dice noi dobbiamo definire i livelli essenziali delle prestazioni uguali per tutti i cittadini italiani, e poi si dice i LEP vengono definiti fra 2 anni, ci stiamo prendendo in giro. Quando si dice questa operazione avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ci stanno prendendo in giro, è una legge truffa e dobbiamo combattere. Allora, noi proponiamo cose da fare subito, già con questa legge che viene approvata. Decidere che le regioni del nord non possono fare contratti integrativi regionali né per la sanità né per la scuola. È chiaro il pericolo che corriamo. Se una regione ricca fa un contratto integrativo regionale e dà 2.000 euro in più a un medico o a un infermiere, noi avremo la fuga di medici e di personale sanitario dal sud al nord. E se fanno la stessa operazione per il personale scolastico, avremo un'altra fuga dal sud al nord e avremo rotto l'unità d'Italia, soprattutto se tocchiamo l'unitarietà del sistema scolastico nazionale. Allora, noi faremo delle iniziative in queste settimane. Faremo iniziative con gli amministratori per lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione, che sta mettendo in grandissima difficoltà il Mezzogiorno d'Italia. Poi faremo le iniziative con il mondo della cultura, con il mondo delle imprese. Un anno e mezzo di ritardo significa che i cantieri partono fra 3 anni. Questo è bene che lo sappiano anche gli imprenditori, il mondo del lavoro. E poi faremo anche un'iniziativa sul tema della sburocratizzazione di questo paese. È una cosa che si può fare senza toccare la Costituzione. Faremo di tutto, presenteremo un ricorso, se va avanti questa legge, alla Corte Costituzionale, perché riteniamo che ci siano sostanzialmente violazioni di quanto prescritto dalla Costituzione. Se vanno avanti comunque, siamo pronti a fare un referendum, ma vorremmo anticipare le cose perché, come avete avuto modo di leggere, i LEP pensano di farli fra 2 anni, ma l'autonomia e i poteri nuovi pensano di darli subito alle regioni del nord. E questo non va bene perché significa davvero la morte del sud. Quello che contestiamo ed è incostituzionale, questo lo comprende anche l'amico Zaia, è la violazione dell'uguale diritto dei cittadini italiani a godere degli stessi diritti dal Piemonte alla Sicilia. Questo uguale diritto non c'è.